Il Sora nella nona giornata del campionato di Serie D Girone F dà continuità alla vittoria di Matese pareggiando in casa 2-2 con l'Atletico Ascoli, anche se è più di un mese che manca la vittoria allo stadio Tomei. Due gol per tempo, il Sora parte subito alla carica e al quarto passa in vantaggio, una grande azione di Gagliardi sulla fascia destra, il giocatore del Sora si libera di un paio di avversari e mette sul secondo palo dove c'è Irillo pronto per il tap-in vincente, primo gol in maglia bianconera dell'attaccante ex Primavera del Frosinone. L'Atletico Ascoli però reagisce subito al decimo, l'1-1 con Minicucci che di petto appoggia in rete un cross dalla sinistra di D'Alessandro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sul proseguio del primo tempo ci prova il Sora ancora a passare in vantaggio al 24esimo con Gagliardi, un tiro dalla distanza che però finisce a lato, e al 31esimo con Di Giglio che si scalda per quello che farà vedere nel secondo tempo con un tiro però alto sulla traversa. Secondo tempo più scoppiettante e ricco di occasioni che si apre con il vantaggio degli ospiti con Ciabuschi, questa volta in fila preciso a fil di palo, un cross dalla destra di Minicucci. Ospiti ancora pericolosi al 14esimo con Diarra che spreca l'occasione per l'1-3. Al 16esimo il mister del Sora Stefano Campolo inserisce Orsi al posto di Gemini con il Sora che passa al 4-3-3 e diventa più pericoloso in attacco. Al 17esimo Tribelli manca la defensione vincente sotto porte e al 19esimo il 2-2 con una grande punizione di Di Giglio che dalla lunga distanza mette il pallone all'incrocio dei pali. Anche per lui primo gol in maglia bianconera. Il Sora insiste, ci prova fino alla fine, al 25esimo con Gubellini, il destro respinto dal portiere ospite Pompei, poi al 30esimo ancora Di Giglio, sempre su punizione, ci prova ancora questa volta un po' più ravvicinato, però il tiro centrale viene bloccato dal portiere. Anche negli ultimi minuti il Sora ci prova ancora a passare in vantaggio, vince la partita, al 36esimo Gubellini non trova lo specchio della porta con un colpo di testa e al 49esimo una mischia in area dell'Atletico Ascoli viene controllata dal portiere. Quindi si termina 2-2 questo appuntamento casalingo e domenica prossima già un altro appuntamento invece questa volta in trasferta sul difficile campo dell'Aquila.